Kurushiro e Tai, del canale Kurushiro TV, si trovano questa volta ad esplorare un edificio che ha una storia davvero intrigante. Hanno ricevuto la posizione di questo luogo da una ragazza che è rimasta anonima anche con loro e che dice di essere stata lì con il suo fidanzato. Arrivati sul posto, la coppia si diresse nel seminterrato per stare appartati, dove però trovarono una vecchia videocassetta. Il fidanzato della ragazza decise di guardarla e non appena la vide, inviò il filmato anche a lei. Poco dopo, lo stesso giorno, ebbe un incidente sul lavoro, mentre la ragazza iniziò ad avere pensieri strani ed intrusivi, come se qualcosa la stesse influenzando. Decise quindi di consultare persino uno psicologo, che le consigliò di riportare la videocassetta dove l'avevano trovata per stare tranquilla. Ma dato che il fidanzato era ancora in ospedale a causa dell'incidente, lei da sola era troppo spaventata per tornare in quel posto. Quindi chiese aiuto a Shiro, che, accompagnato da Tai, acconsentì a riportare il nastro al suo posto. Non appena entrarono nella struttura, Tai notò qualcosa che lo spaventò profondamente. All'inizio sembra che non ci sia nulla di strano, ma poi, rallentando il video, appare un volto spaventoso all'esterno di una delle finestre. Così capiamo cosa spaventò Tai e perché volesse andar via. Dopo questo strano incontro, raggiunsero il seminterrato, rimettendo il nastro al suo posto e concludendo in quel modo l'indagine. Tornati a casa, Shiro contattò la ragazza, comunicandole che la cassetta era stata rimessa al suo posto, ma passarono alcuni giorni senza ricevere alcuna risposta. Preoccupato, Shiro cercò l'aiuto di un sensitivo, mostrandogli il filmato. Il sensitivo gli disse che percepiva un'energia oscura che lo circondava ed eseguì un rituale di purificazione su di lui. Tornato a casa, lo youtuber, preoccupato, riesaminò la scatola in cui gli era stata inviata la cassetta e con sua grande sorpresa notò degli strani segni all'interno, molto simili a quelli che si vedevano nel filmato maledetto. Scoprì anche l'indirizzo del mittente e decise di andare personalmente a parlare con la ragazza. Purtroppo, arrivato all'indirizzo indicato, non riuscì a trovare la casa che veniva riportata sull'etichetta. Imperterrito però continuò ad esplorare la zona, fino a che lì attorno raggiunse una casa abbandonata e decise di entrarci. ごめんください。
このはずなんだよ。いや、もう残りすぎでしょ。こんな残ってることある？完全になってない。なんか。すいません、誰かいますか？Quando Shiro puntò la telecamera verso la porta davanti a lui, si può vedere un'ombra passare da destra a sinistra dietro la porta. Stranamente però Shiro non sembrava averla notato. Così continuò ad esplorare la casa. Lo hai visto? Per un secondo appare qualcosa dietro alla porta e ad un'analisi più attenta sembra quasi il volto di una donna. Shiro passa alcuni minuti ancora dentro quella casa prima di andar via. Tuttavia, il mistero della cassetta rimane ancora irrisolto. Che fine ha fatto la ragazza che gliel'ha inviata? Perché all'indirizzo indicato sul pacchetto c'è una casa abbandonata? E cosa sono tutte queste strane apparizioni che circondano la cassetta? Come sempre, ci sono tante domande senza risposta, alle quali però mi interessa sapere tu cosa ne pensi al riguardo. Ormai tutti sappiamo che le telecamere di sorveglianza spesso riescono a riprendere degli eventi davvero incredibili, a cui le persone non crederebbero mai se non fossero state registrate, come lo strano incidente che è stato catturato nelle prossime due clip che voglio mostrarti. Registrato nel 2021, questo video viene ripreso in una normale casa qualsiasi durante la giornata. Il proprietario era fuori al lavoro e a casa era rimasta solo la fidanzata ed il suo adorabile cagnolino che vediamo nella clip, che tranquillamente stava passeggiando per casa. Quando improvvisamente, in un istante, questo video banale e tranquillo si trasforma in qualcosa di inspiegabile. Improvvisamente, una delle porte di casa comincia a chiudersi da sola, lasciando il cane abbastanza confuso. In un secondo video, pubblicato dallo stesso account, viene mostrata la visuale di una telecamera che punta sulla gabbia del cane in cui dorme durante la notte. Tutto sembra normale, quando improvvisamente qualcosa sveglia il cane dal suo sonno. Qualcosa che non sembra avere una spiegazione. Il cane stava dormendo tranquillo, quando improvvisamente uno dei ganci che chiude la gabbia sembra iniziare a muoversi da solo. Subito dopo, anche l'altro, quello in basso, comincia a spostarsi, come per aprire la gabbia. La famiglia non ha idea di cosa stia accadendo. Spero solo che possano trovare rapidamente una soluzione, perché appare chiaro che lì sta accadendo qualcosa di molto strano. Un ragazzo si è di recente trasferito in una casa nuova costruita nel 1800. Il suo aspetto è lugubre e scricchiola ad ogni passo.
Infatti, cose strane hanno iniziato ad accadere lì dentro ed il ragazzo le sta documentando tutte sul suo account online. Il ragazzo si chiama Claymore. Nella prima clip che voglio mostrarti, stava raccontando di aver sentito degli strani rumori provenire dal seminterrato e per questo motivo decise di prendere la telecamera ed iniziare a registrare, nella speranza di ottenere qualche prova video di ciò che stava dicendo. Ci vollero appena pochi secondi perché i rumori si facessero sentire nuovamente. All right, you guys are in luck, you wanted it, right? There it is. Ain't me knocking on shit. Ain't nobody down here, right? You fucking hear it? Now, you guys are gonna say, oh, it's somebody in there, it's an animal. Nope, let's go. Dei colpi si sentono improvvisamente provenire dalla porta che dà verso la cantina. Per dimostrare che non c'era nessun altro lì con lui, Claymore fa un giro completo del seminterrato e, nonostante i suoi sforzi per trovare la causa di quei rumori, il ragazzo non riesce a trovare nessuno lì sotto. Un secondo video, pubblicato alcuni giorni dopo, ci mostra ancora una volta il suono dei colpi. Ma questa volta Claymore dice che provengono dal muro. E poi, proprio quando non pensava che le cose potessero diventare più strane, accade questo. See if anything else happens. I mean, I hear it every night. It's tough. Okay, that's never happened before. Now I have to go check it out, otherwise you guys are gonna be like, oh, it's probably somebody in there. Let's go see. I'll show you guys right now. Ain't nobody in this motherfucker right here. And it is empty. Stranamente, la luce del bagno si accende da sola, lasciando confuso sia Claymore che i suoi spettatori. Fino ad ora nessuno sa con esattezza cosa stia accadendo lì, ma sembra chiaro che ci sia una sorta di energia soprannaturale che infesta quella casa, a meno che non si tratti solo di uno scherzo molto ben elaborato. Come sempre però, fammi sapere tra i commenti tu cosa ne pensi al riguardo. Ma torniamo per un attimo in Giappone. Hiro e Tomo sono due ragazzi che hanno un canale chiamato OMG Film e questa volta avrebbero registrato qualcosa di davvero difficile da spiegare. Si erano recati ad esplorare un vecchio ospedale abbandonato che si trova nella zona in cui vivono e che conoscono molto bene, avendolo già esplorato varie volte in precedenza, senza però mai incontrare nulla di paranormale. Questa volta però decidono di dividersi ed indagare separatamente. Mentre esplorava da solo, Hiro non notò nulla di inusuale. Tuttavia, dal lato opposto scelto da Tomo, l'atmosfera cambia completamente.空気がすごいひんやりするんですよね。だから女の人の声とかめっちゃ聞こえるから、本当ここ相性悪いんだろうなって思いますね。ここは何だろう、ボイラー室。
mentre si trovava in una delle stanze. Tomo sentì il rumore di passi ed immediatamente uscì fuori per controllare chi si stesse avvicinando. Ma lì non c'era nessuno. Ora però devo chiederti: lo hai visto? Riguardiamo il video a rallentatore. In effetti, quando Tomo sentì dei passi, le sue orecchie non lo stavano ingannando. Infatti, sul lato sinistro, si può vedere qualcuno che sta salendo le scale. Ma le stranezze non erano finite lì. Mentre si trovava al secondo piano, cominciò a sentire la voce di una donna. まあ、やらんのかっていう気持ちに。まあ、ちゃってるよ。いや、ここね。完全にいる。いると思う。わわわわわ。いると思うんですよ。いる。 Dopo aver sentito la voce della donna, questo suono davvero inquietante venne seguito da una risata sinistra che spinse Tomo a scappare di corsa fuori dall'edificio. E sono certo che anche questa volta tu lo abbia visto, vero? È una situazione molto simile alla precedente e, migliorando un po' il filmato, la si nota chiaramente. Mentre Tomo saliva le scale, una figura è in piedi dietro di lui, completamente immobile. Sebbene le scritte sullo schermo ostruiscano un po' la visuale, è chiaro che qualcuno o qualcosa si trovi alle sue spalle. Quindi la domanda è: chi era quella persona? È la stessa che si è vista poco prima mentre saliva le scale? O forse questa è la manifestazione di spiriti che infestano l'ospedale? Tu cosa credi? Su Reddit, qualche giorno fa, un utente ha caricato un video davvero interessante e sono sicuro che entusiasmerà tutti gli appassionati di UFO. Il video è stato girato a bordo di un traghetto in mezzo all'oceano durante un bellissimo tramonto. Questo video, apparentemente tranquillo e spensierato, prende però improvvisamente una svolta alquanto strana non appena il cameraman gira l'obiettivo e ci fa vedere questo. Look, nothing in the sky at all. And then all of a sudden, bam! What is that? Anybody tell me what that is? We're in the middle of the ocean. On a ferry. Nothing around. Look. Nothing around. No land, no nothing. Un'intera flottiglia di 14 luci molto luminose
può essere vista librarsi in cielo nel bel mezzo dell'oceano, mentre l'uomo che le registra è completamente stupefatto. Tra i commenti, una persona dice di aver assistito ad una cosa molto simile all'incirca 10 anni fa e posta anche il link del video che girò all'epoca. Racconta di aver visto numerose luci di una tonalità giallo-arancione ad un'altezza dall'acqua molto simile a quella ripresa in questo video. Disse che inizialmente pensava si trattasse solo di qualche razzo di segnalazione militare, ma poi scartò l'idea, poiché lì attorno non c'erano altre navi e soprattutto rimanevano nella stessa posizione anche dopo svariati minuti. Quindi, tu cosa pensi abbiano ripreso in questi video? Si tratta di autentici video che mostrano degli UFO sopra l'oceano? O potrebbe esserci un'altra spiegazione? Come sempre, non dimenticare di farmi sapere la tua opinione con un commento qui sotto, ma anche di lasciare mi piace al video e di iscriverti al canale. Ora, se vuoi, puoi andare a recuperare i video usciti in settimana se te li sei persi. Io per oggi ti saluto, ma noi ci rivediamo lunedì con un nuovo video. Ciao!